Buonasera a tutti, ci colleghiamo in diretta Facebook dalla Turchia. Siamo appena arrivati ad Antiochia. Antiochia è stata l'epicentro del terribile terremoto che ha distrutto questo paese, questa parte del paese. Qua ci troviamo al confine con la Siria, siamo a pochi chilometri da Aleppo, a 2 ore soltanto di auto di distanza da Aleppo, quindi un'area molto delicata già del mondo. E siamo nel spazio dedicato all'ospedale da campo che la regione Piemonte ha allestito per conto del governo italiano già da diverse settimane, che è operativo qua in questa regione. Lo dico con orgoglio piemontese, con orgoglio italiano, perché nell'immediatezza di questa grave sciagura che ha colpito questa terra, si parla di 50.000 morti all'interno della Turchia per questo terremoto, ebbene il Piemonte è stato il primo a partire su mandato della Repubblica Italiana, del governo italiano, e oggi in questa città di 500.000 abitanti ci sono solo 2 ospedali operativi, uno è fatto dagli americani, uno è fatto dall'Italia. Dall'Italia con un ospedale MT2, l'ospedale MT2 è un ospedale di cui ci sono 12 esemplari in tutta Europa, noi abbiamo l'orgoglio di averlo in Piemonte nella nostra struttura regionale, e soprattutto è un ospedale vero, è un ospedale fatto di sale chirurgiche, fatto di terapie intensive, è un ospedale che viene utilizzato proprio su mandato europeo, all'interno del sistema di protezione civile europeo, quando ci sono disastri di questo tipo nel mondo. Ma soprattutto qua ci sono tante donne e tanti uomini del Piemonte, della nostra regione, della sanità piemontese. Sono 65 medici, infermieri, personale di radiologia, le ostetriche, che sono già operative qua all'interno di questa struttura. Noi abbiamo accompagnato il secondo contingente che dà il cambio al precedente, altre 80 persone, siamo partiti all'alba questa mattina con un aereo messo a disposizione dell'aeronautica militare, con tanta voglia, con tanto entusiasmo, e soprattutto perché tra pochi minuti noi compieremo un atto fondamentale, perché su mandato del governo italiano regaleremo questo ospedale, regaleremo questa struttura ospedaliera al popolo turco. Il governo così ha deciso, e ha deciso bene, perché questo ospedale continuerà ad essere operativo. Pensate che dietro di me, alle mie spalle, adesso è notte, qua sono le 19.40, 19.45, quindi abbiamo 2 ore più avanti, c'è tanta distruzione, le case, quelle poche che sono rimaste in piedi, sono disabitate, e quindi tutte le persone devono vivere all'interno di sistemazioni di fortuna. E questo è uno dei 2 ospedali che servono 500.000 persone. Qui dentro sono già state curate 2.700 persone, pensate che sono nati 22 bambini. E questo io credo che sia un grande motivo di orgoglio, per cui voglio ringraziare davvero la protezione civile della nostra regione Piemonte, il nostro personale sanitario, voglio ringraziare il governo italiano che ancora una volta ha avuto fiducia nel Piemonte. Essere la prima regione nel mondo, insieme agli Stati Uniti, che viene qui a portare aiuto, io credo che davvero sia un qualcosa che deve inorgoglire ciascuno di noi. Ma dobbiamo dire grazie alla generosità di tante persone che sono qua, che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia, e che sono qua a prestare aiuto. Perché la regione Piemonte è una regione che quando ha avuto bisogno è stata aiutata. E come siamo noi piemontesi, persone serie, persone per bene che ricordiamo chi ci ha aiutato, veniamo a aiutare laddove serve, in qualsiasi parte del mondo. Ecco perché con grande orgoglio vorrei che vi uniste tutti a dire orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di avere tanti fratelli, tante sorelle del nostro paese che vengono qua ad aiutare.